Allora, intanto in Europa si segnala un calo della fiducia dei consumatori, mentre Eurostat diffonde un dato sull'Italia, che è il paese in Europa dove con il tasso più elevato di persone che da disoccupate sono diventate inattive. Questo è importante perché sappiamo che la disoccupazione va a registrare solo chi cerca un lavoro e non ce l'ha, mentre gli inattivi non vengono calcolati nei disoccupati. Il dato degli inattivi si ha quando si guardano gli occupati, cioè chi lavora ha fatto 100 tutta la platea di chi potrebbe lavorare. Ebbene, su 100 persone che cercavano lavoro, 14 hanno trovato un'occupazione, 44 sono ancora disoccupate, mentre 41 si sono spostate nella categoria degli inattivi, cioè che non cercano nemmeno il lavoro. Il dato a livello europeo è simile tra quelli che hanno trovato un'occupazione, 18 su 100. 62 sono rimaste disoccupate, 19 sono diventate inattive. Cosa vuol dire questo? Che negli altri paesi europei si resta disoccupati perché c'è una maggiore dinamicità nel mercato del lavoro, maggiore speranza prima o poi di essere occupati. Da noi invece è più alta la quota di quelli che hanno intenzione di uscire direttamente dal mercato del lavoro e non cercare nemmeno più il lavoro.